fatte, mi riferisco alla battaglia femminista, mi riferisco alla battaglia sulle migrazioni. Lei ha sempre sostenuto una, legittimamente, per carità, una apertura No, incondizionata questo lo ai dice lei, mi migranti, permetta, ma questa è mi una pare che fake le news. sue No, 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 dichiarazioni no, no. siano Noi sempre andate dobbiamo in questo essere un po' senso. più precisi. Io ho sempre detto che il fenomeno migratorio va governato e non lasciato all'exploit e allo show di Salvini. Vuol dire rispettare le convenzioni internazionali e l'ordinamento nazionale, nonché la nostra Costituzione. Poi qualcuno ha voluto, come dire, cucirmi addosso un cappottino che non è il mio. Io sono una figura istituzionale e dunque, anche se la legge Bossi-Fini a me non piace, la cambierei immediatamente, però dico anche che nel momento in cui c'è, quella è la legge. Quindi se una persona entra irregolarmente e non fa una domanda d'asilo, è giusto che riceva il decreto di espulsione, ma deve essere rimandata a casa in una cornice, come dire, di diritto e nel rispetto della persona. Questa è la mia Ecco, posizione. ma...